Sono veneziano, ma vivo e lavoro in Olanda. Anche mia moglie Anna è olandese. Dopo 10 anni, per la prima volta, dovevo tornare a Venezia. La partenza era prevista per il mese successivo, ma una telefonata di Eric, che mi chiedeva di precipitarmi giù per aiutarlo nel lavoro, mi fece arrivare in anticipo e all'improvviso. Eric Van Zee era un oceanografo, uno dei più brillanti ricercatori europei. Lavorava a Venezia ormai da alcuni anni e il risultato del suo lavoro doveva essere esposto ad un congresso internazionale, al quale avrei partecipato anch'io con una relazione. Arrivato a Venezia, la sorpresa. Eric era scomparso. Qualche giorno dopo, in una chiesa, Maniago, uno studioso d'arte, mi rivolge la parola con un pretesto qualsiasi e mi informa che un famoso quadro del Giorgione, La Tempesta, era stato rubato dal museo e che in un canale era stato trovato un cadavere decapitato. Perché era venuto a raccontarlo proprio a me? Cominciai a interrogare tutte le persone che lavoravano con Eric e scoprii che Eric frequentava Betty Cadorin. Il mio migliore amico, un olandese, viene a lavorare a Venezia e si mette con una donna che 10 anni prima era stata con me. L'incontro con Betty non mi fornì alcun chiarimento. Betty non era preoccupata, o almeno non voleva ammetterlo. Intanto, mentre esaminavo il materiale di Eric, un giorno il computer mi manda una scritta misteriosa che sembra alludere alla Bibbia. Stavo cercando di capire cosa potesse entrarci la Bibbia col lavoro di Eric quando mi arriva una telefonata. Dovevo andarmene, e subito. La stessa sera, tornando a casa, uno sconosciuto mi aggredisce e riesce poi a scappare. Rientrato in albergo, mia moglie mi domanda cosa sia successo. Non avevo voglia di risponderle, forse mi sentivo un po' ridicolo. Così non gliel'ho detto. Ho inventato una scusa qualsiasi. Da quando eravamo arrivati a Venezia, fra me e Anna, la situazione si era fatta sempre più tesa. Anna mi rimproverava la mia amicizia e la mia stima per Eric, che a suo parere io sopravvalutavo. Era una vecchia storia, ma il comportamento di Eric sembrava per la prima volta fornirle una giustificazione. Naturalmente ho sbagliato a mentire, ma mi era sembrata l'unica forma di difesa dall'inevitabile «te l'avevo detto» di mia moglie. Non si era più parlato di Eric e Anna non mi aveva più fatto domande di nessun genere dalla sera in cui aveva capito che non le dicevo tutto, anzi che le raccontavo vere e proprie bugie. Adesso stava leggendo il libro di Eric. Era questo il suo modo di continuare a occuparsi di lui. Anna aveva stabilito che Eric per me rappresentava una guida e aveva deciso di sostituirsi a lui. Ma è allucinante. Cosa è allucinante? Ma dove si trova esattamente questo lago? Come si pronuncia, Eri o Iri? L'Eri è morto, distrutto dai rifiuti delle fabbriche e fogne di 5 città, tra cui Detroit. Ah, ecco dov'è. Sì, è uno dei più grandi laghi del mondo. Biologicamente ormai è finito.
Ma penso che interessasse Eric per l'affinità che c'è fra un lago e una laguna. Le sue alghe e i suoi animali non hanno resistito all'inquinamento. Solo una mutazione di carpa si è adattata a vivere di veleni e si annida nelle sue fetide profondità. Il vero spettro del futuro non è l'estinzione dell'uomo, ma la sua mutazione in una specie cloacale simile alla carpa del lago Erie. Mamma mia. Si potrebbe anche riportarlo in vita. Lo dicono lì. Ma ci vorrebbe tanto denaro. Sì. Io non capisco. Il mondo di Eric è qua. È sempre stato qua, in questi problemi. Cosa c'entrano i salmi? Perché ti ha lasciato quei salmi nel computer? No, non credo che li abbia lasciati a me. Sono degli appunti suoi, una specie di promemoria. Ma perché renderli indecifrabili? Non lo so. Pronto? Pronto? È caduta la linea? Hanno riagganciato. Ma chi era? Era un uomo o una donna? Scusi, come si fa a non capire se era un uomo o una donna? Va bene, grazie. Chi era? Uno che ha riagganciato. O una. Aspettavi una telefonata? No. Tu sai chi ha telefonato. E che ne so? Magari quella tua amica. Se fosse stata lei non avrebbe certo riagganciato. Allora è stato quello che ti ha chiamato all'istituto. Può darsi. Marino, questa è una storia assurda. Torniamo a Rotterdam. Ma perché devi essere sempre succube di Eric? Ascolta. No, ascoltami tu invece. Hai voglia di litigare? Ho voglia di capire, voglio capire cosa ci è successo. Perché siamo diventati così irritabili? Colpa di Eric, vero? Sì, anche, anche. È un cinico. È uno che si crede superiore a tutti quanti. È un pallone gonfiato. E se fosse morto? Il nuovo colloquio con Betty non portò a niente. Eric non le aveva detto dove era andato. Anzi, era normale che Eric si comportasse così. Invece non era normale. E mi rimaneva l'impressione che Betty avesse qualcosa da nascondermi. Ciao, Anna. Ciao. Tua moglie? Sì. Ma io l'ho già vista. Sì, ti abbiamo vista la Madonna dell'Orto quando portavate via la statua. Perché non venite alla clinica qualche giorno? Non vi interessa vedere come salviamo l'arte per le generazioni future? Senz'altro. La città dei Veneti, per disposizione della Divina Provvidenza, se fondata sulle acque, se circondata dalle acque a guisa di mura. Pertanto, chiunque, per qualsiasi ragione, avrà osato recar danno alle pubbliche acque, sarà considerato nemico della patria e come tale gli verranno inflitte le stesse pene che normalmente vengono inflitte ai traditori della patria. Ogo, cita testualmente, questo è quello che gerabonde fare un magistrato alle acque nel 1500, va bene? Professor Magnolato, venga. Scusatemi. Venga da me, presto. Venga con me, le voglio presentare due carissime persone. Amici di vecchia data, sa? Finalmente, credevo che non sareste più arrivati, la dottoressa Cadorin. Siamo vecchi amici. Ah, sul serio? Oh, è proprio vero che venisse da un paesetto, eh? Beh, non, beh, non. Questo è l'antiquario Paolo Trevisan. Piacere, piacere. Beh, lei Trevisan, venga con me, voglio parlarle. Scusate. Con permesso. Come mai sei qua? Al seguito di Elena Brizzi, l'assistente di Eric. La conosci, no? No. Se ci tenevi tanto a essere invitato, potevi dirlo a me. Sapevi benissimo che ci tenevo. Hai parlato di Eric con qualcuno? Sì, con la contessa. Cosa ti ha detto? Mi ha detto quello che avresti potuto dirmi tu. Eric si faceva leggere le carte. Un passatempo come un altro. E per passare il tempo leggeva la Bibbia, i Salmi. Chi te l'ha detto, la contessa? No, l'ho scoperto da solo. Ma c'è qualcosa che stona in tutta questa storia. Non so bene che cosa, ma non riesco a convincermi. E così resta ancora fra noi il nostro oceanologo. Sì, soltanto per poco. Il tempo di sbrigare alcune cose.
Scusatemi un momento. Professore? Sì? Professor Magnolatto? Sai benissimo che non sono venuto per lei. Abbi pazienza ancora. Sì, va bene, ma tu cerca di capire anche a me. Venga, venga, ci spieghi un po' che cos'è questa roba nuova, la sessa, che adesso dite che la fa venire l'acqua alta a Venezia. Una roba lontana, Pitagora. Ecco, Pitagora, ti capio. E noi altri, dopo 2500 anni, non che ne sapevamo ancora niente. Beh, non è che Pitagora sì. Individuasse esattamente la sessa marina. Lui studiava queste onde stazionarie, le studiava in una tinozza. Ed era affascinato da questo moto immobile. Come immobile? L'acqua a volte si mette a oscillare sul posto. Si Buonasera. Muove, ma è sempre... Buonasera. Sarebbe questa la stessa marina? Si verifica nell'Adriatico e nel lago Lemano, in Svizzera. L'Adriatico fa questo scherzo? Sì, sì, la sessa è come una corda pizzicata. E Pitagora è il primo che ha scoperto il rapporto matematico preciso che c'è tra le note e la lunghezza della corda. Ha scoperto, per esempio, che tra il do e il do ottava sopra, la corda va esattamente accorciata della metà. Così l'intensità della vibrazione, che è poi la nota che l'Adriatico manda quando insessa, dipende dalla lunghezza esatta dell'Adriatico stesso, cioè dal canale di Otranto alla laguna di Venezia. Quindi allora il mare comincia ad oscillare e quando si abbassa ad Otranto si alza a Venezia, o viceversa. Go capio. E chi è che pizzica il mare Adriatico? Purtroppo ancora non si è scoperto. Comunque si pensa che possa essere il sole, la luna o entrambi. In fondo entrambi influenzano e determinano le maree. Ma lei crede che il sole e la luna abbiano effetto anche su di noi? Beh, le tempeste solari senz'altro influenzano gli uomini. A proposito, mi fa venire in mente una cosa. Non si sa niente della tempesta? Ermetico il quadro, ermetico il furto. Ma io non capirò granché, ma quel quadro a me mi dice poco. No, l'uno sé che capisse poco, non capisse niente. Ma come si fa a parlare così di un quadro che rivoluzionà completamente la teoria del paesaggio in pittura? Insomma, che cosa le devo dire? Ecco, stimo a vedersene che ha il coraggio di ripetere che sto quadro non le disse niente. Beh, da che parte guarda Luca e non si capisse? Che razza di tempesta è? Non vede che c'è il sole? Ma lo guarda con degli occhi. E poi cosa ci fa lì nuda con la donna? Il gatto tutto, Adone. Cos'hai, ti senti male? Lasciami stare. Nuova concezione del mondo, un nuovo punto di vista. Giorgione, 4 secoli fa, aveva già capito quello che noi altri non avevamo ancora capito adesso. O che al massimo scominciamo appena a intuire. Sì, signori, perché siamo rimasti ancora fermi al Vecchio Testamento. Al punto di vista dei profeti, dei salmi. Che poteva magari anche essere un punto di vista giusto, intendemose per allora. Professore. Perché a quei tempi. Professor Magnolato, sua moglie se n'è andata. Quando se n'è andata? Pochi minuti fa. E la natura già era potente. E l'uomo. Aveva bisogno di una buona dose di fiducia in se stesso per tirare avanti. Altrimenti sì che stava fresco. Camera, mia moglie. Sì, professore, su. Buonanotte. Ah, buonanotte. Anna. Anna. Dunque. Appena sua moglie è entrata nella stanza... No, no, anche prima di entrare aveva visto che c'era qualcosa che non andava. La porta non era chiusa a chiave? No, non era chiusa, ho aperto piano. Ma non potevo vedere i due che stavano dentro. Ma i due vedevano bene me in controluce. Uno mi è saltato addosso subito e mi ha immobilizzata impedendomi di gridare. L'altro è sgusciato fuori nel corridoio. Io mi sono divincolata, ho tentato in tutti i modi di liberarmi dalla stretta. Ma non ce l'ha fatta ed è svenuta. L'aggressore l'ha colpita alla testa. L'ha stordita con un colpo e... Probabilmente l'ha colpita con un manganello di gomma. Già, infatti non c'erano escoriazioni. L'ha stordita con un colpo ed è fuggito. Lei come sta adesso? Meglio, è stata più la paura che il colpo. Capisco. Saprebbe descrivere quei due delinquenti? No, purtroppo.
Comunque stia tranquilla, signora. Non accadrà più. Cerchi di riposare adesso. Ne riparleremo. Scusi, professore. Scusa un attimo. Lo sa, professore, è strano. Un tizio aggredisce lei e altri due aggrediscono sua moglie. Solo perché lei li ha sorpresi in camera nostra? Già. Lo scopo era di rovistare nella stanza. Ma che cosa cercava? Non certo Eric Van Zee. E allora che cosa? Forse una traccia che potesse condurre al suo amico. Allora Eric è vivo. Non l'hanno ucciso. Parrebbe di no. La sua amante dice di non sapere dov'è, ma io ci credo poco. Non sapevo che avesse un amante. Da un paio d'anni, una restauratrice di quadri, di statue. Ma quella non è la sua amante. La conosce? Beh, sì, sei quella che dico io. La dottoressa Cadorin. Sì, sì, è una mia vecchia compagna d'università. Da quanto non la vede? Perché? Betty Cadorin è l'amante di Eric da 2 anni. Ciao. Hai un minuto di tempo. Dovrei parlarti. Non qua. D'accordo. Le presento un mio carissimo amico, Marino Magnolato. Piacere. Buongiorno. Noi usciamo un attimo, torno subito. Non ti preoccupare, finisco questo lavoro. Piacere, altrettanto. Mi può dare la linea, per favore? Senti, a proposito di Eric, non è che ne hai parlato di nuovo con la polizia? Perché me lo chiedi? Forse sarebbe meglio non insistere. Ma perché? Se per caso Eric si nasconde. Se è vero che vuole stare nascosto per un certo tempo, continuando a parlarne con la polizia, si rischia di creargli delle difficoltà. Betty, perché mi hai detto che tu e Eric siete buoni amici? È la verità. No, non è vero. Tu stai con lui da 2 anni. Perché mi hai mentito? Io e Eric non volevamo farlo sapere in giro. Credevo che mi considerassi un amico. Ma sei un amico, Marino, solo che... Non lo so. Non lo so perché ti ho detto una bugia. Soltanto quella? Tu sai dove eri? Ti giuro di no. È la seconda volta che lo giuri. Non mi ha detto dove andava. Però non vuoi che metta di mezzo la polizia? Ti ho già spiegato. No, non riesci a convincermi. Fai come ti pare. Betty, ascoltami. Stammi a sentire. Betty, qualsiasi cosa abbia fatto Eric, qualsiasi cosa, non credi che tu e Dio dobbiamo stare dalla sua parte? Gli vogliamo bene, no? Fidati di me. Non lo so dove è andato. So soltanto che se si è nascosto, deve aver avuto le sue buone ragioni. Se vuoi aiutarlo, lascia perdere la polizia. Ti prego. Venga, venga. Ecco, guardi qua. Sembra un giovane faraone in attesa di risorgere. Fino a pochi anni fa si era conservata benino. Venga, venga. Adesso glielo mostro, eh? Ecco, vede? Qui è come era 8 anni fa. Guardi in pochi anni. Chissà perché nessuno pensa mai che le nostre ossa sono fatte di questo stesso materiale qua. Di calcio. Ciao, Anne. Ciao, Marino. Come va, dottoressa? Se avessi saputo che veniva qua, non mi sarei mossa. Ho deciso così, tutto un tratto. Mi sono ricordata del suo invito. Ma sì, certo. Con Anna eravamo di nuovo al punto di rottura. Ma sentivo che stranamente Anna mi era vicina, forse più del solito. Eravamo lì, uno accanto all'altro, senza guardarci, senza dirci una parola, senza coraggio in definitiva. Ma quella volta dovevo trovarlo io il coraggio. Le parlai e sbagliai ancora una volta. Le dissi che era assurdo pedinarmi e che era assurdo insistere in quella storia della gelosia. Cercai di spiegarle perché ero andato da Betty. Adesso le cose stavano cambiando. Erano cambiate. Adesso sentivo con più chiarezza e sentivo che Anna mi era necessaria. Le chiesi di aiutarmi a uscire fuori da quella storia. Le dissi che avevo bisogno di lei.
E soltanto allora, per la prima volta da quando eravamo arrivati a Venezia, capì che anche lei aveva bisogno di me. Per noi la SES è un grosso problema. Per questo il professor Vanzé l'ha fatta venire. Sappiamo solo che la SES incide notevolmente nelle acque alte eccezionali. Ora, gli altri fattori, come il vento, la pioggia, la pressione, sono prevedibili con un certo anticipo. Ma la SES dell'Adriatico, fino a che punto è prevedibile? Purtroppo l'astronomia non ha ancora rivelato il segreto della periodicità della SES. Forse c'è una relazione con le tempeste solari, ma è ancora da provare. Per esempio, sarebbe molto interessante scoprire una relazione armonica fra Sessa e Sole. Vanzé mi prendeva sempre in giro per questa mia mania. Mania armonica la chiamava. La tempesta solare dei prossimi giorni sarà utile per stabilire se esiste un parallelismo armonico fra il Sole e la Sessa. Esatto. Sarebbe un dato di più per studiare la periodicità della Sessa. Lei ha promesso di aiutarci, di fare le rilevazioni. Solo se Eric non torna, naturalmente. Pronto? Un attimo. Professor Magnolato? Sì? Mi dica. Può scendere giù al computer. Va bene, grazie. Sta scendendo. Di cosa si tratta, Fantin? Questo è un altro subprogramma del professor Vanzé. È come il primo? Sì, professore. A me mi pare che sia in codice anche questo. Va bene, grazie. Giambellino Giovanni Bellini. Hanno rubato un quadro del Giambellino. Madonna dell'orto. Qua va tutto a remengo. Oramai roba quasi un quadro al mese. E guardala, il mese passato Giambellino. E adesso roba anche la tempesta. Ma... e se fossero tutti quadri? Tutti i quadri del Giambellino. ...1510... Era l'epoca del Giambellino. Ma perché 1510? Insomma, di che cosa si stava occupando Eric? Prima la Bibbia, adesso quest'altro elenco assurdo. Ero convinto che la chiave fosse lì, nel computer. Dovevo arrivare a capire il significato di quei GB. La mia ipotesi che si trattasse di quadri era pazzesca, ma volevo comunque vedere dove conduceva. Eric? Eric, ma chi è? Custode, professore.
Cosa succede? Sei a fulminare la lampadina? No, no, stia tranquillo, ho spento io. Chi è? Sono io, apri. Ciao. Ciao. E come pensavi? Sì, sono tutti i quadri del Giambellino. Tutti e cinque. Ecco, guarda. Questa è la Madonna col Bambino Benedicente. Sta all'Art Gallery di Glasgow. Questo era il quadro che stava alla Madonna dell'Orto. Rubata. Sì. Questa è una Madonna in adorazione. Sta alla Galleria di San Paolo. Questa è a Londra, alla Galleria Nazionale. Questa qui invece è a Venezia, alla Galleria dell'Accademia. Scusa, torna indietro. No, no, dall'inizio. Hai notato qualcosa? Non so. La posizione delle Madonne. Guardano tutte a sinistra, meno la Madonna dell'Orto. Forse ha un significato. Anche il Bambino cambia posizione. No, se ci fermiamo ai dettagli non ne usciamo più. Il problema importante è scoprire perché Eric si è interessato a questi quadri. Certo, l'ordine in cui li ha messi deve avere un senso. Ma non ci arriveremo mai finché non sapremo perché Eric si è interessato ai quadri. Forse la risposta alla scomparsa di Eric è qua. È una risposta ancora confusa, imprecisa. Ma devo andare fino in fondo. Dove vai? Mi è venuta un'idea. Non fare imprudenze. Stai tranquilla. Chiudi la porta a chiave. Ma chissà dove che sarà l'originale a sta ora. Potrebbe essere ancora qua. Qua dove? A Venezia, nascosto da qualche parte. Ah, Parmiga ha fatto in tempo a portarsi fuori. Magari anche a oltreoceano. Come se possibile? Ah, per questo è presto fatto. Bastaria una valigia a doppio fondo. Se figuri che una volta gli esportai una tela dentro la fodera di un cappotto. E un'altra volta gli agarro dolada intorno a un braccio. E sore che gli ha fatto una bella ingessatura. Ma non vuol comodarsi? Grazie. Gli dago un poco di grappa, eh? Arda che questa se grappa buona. 1965. Gradi 51. Salute. A ritrovamento della tempesta. Giusto. Anche se meno che credo proprio. A proposito dei quadri,
Eric, che mai parlà del giambellino? È il professor Van Zee. Lui a me no, di sicuro. Mia, lui sì. Sono sta amiche che ho parlato per primo di pittura, di pittori e del giambellino in particolare. Vede, il Ghego ha esposto una mia teoria. Estetica? Ben, non solamente estetica. La sena roba che vago predicando da anni oramai. Anche l'altra sera, in casa della Contessa, si ricorda? Sì, ricordo. Ricordo, quella sera lei parlava del Vecchio Testamento, dei profeti, dei salmi. Ecco, appunto, per dir che fin da quella volta l'uomo c'era considerato dopo Dio e il paron de tutto. E il guarda qua. Signore, tu hai creato l'uomo perché dominasse la terra. E hai fatto sì che dominasse tutte le cose. Salmo 8, versetto 6. Bravo. Che sarebbe poi la questione dell'antropocentrismo, vero? Ma sei comoda. Insomma, c'era il punto di vista antropocentrico, no? L'uomo al centro del mondo. E i pittori, fino al 1500, questa al manco sarebbe la mia teoria, gli esprimeva proprio questa tesi, mettendo al centro del quadro la figura umana, anche se poi si trattava soprattutto di figure religiose per quell'epoca, vero? E il paesaggio, la natura, non la c'era mai in primo piano, la faceva da sfondo. La c'era come un elemento decorativo, ecco. Finché non si arriva l'allievo del giambellino, il grande Giorgione, che ti rivoluziona tutto. Non più la figura umana al centro del quadro, ma equilibrio fra uomo e natura, armonia fra uomo e ambiente. L'uomo, ne dice Giorgione, ga da vivere in armonia con la natura, ga da essere pari con la natura. Se la fine dell'antropocentrismo, un nuovo punto di vista, le ne fa capir come che a poco si sviluppa sto nuovo punto di vista. E il giambellin, il tien sempre al centro del quadro la figura umana, in sto caso la Madonna e il bambin. Ma se il guarda ben, è il paesaggio, che nel primo quadro manca del tutto, qua si fa sempre più visibile ed occupa sempre più spazio, finché, come che godito, col Giorgione, il diventa protagonista del quadro. Anzi, per essere più precisi, coprotagonista insieme alle figure umane. Una concezione grandiosa, scientifica, che corrisponde poi a quello che noi altri oggi chiamiamo ecologia. Strano. Questa teoria deve aver interessato Eric al punto che l'ha ficcata nel computer. Ma non si spiega poi perché l'avrebbe fatto. Cosa stai pensando? Due di questi quadri sono stati rubati. Questo e questo. Eric non può essere un ladro di quadri. Perché? Perché è una deduzione che mi ripugna. Ma darebbe un senso alla sua fuga. Sì, ma non posso crederci. Il professor Maniago, piuttosto. Ho l'impressione che sia un tipo strano. Non mi convince. Ritratto di vecchia del Giorgione. This is the old woman by Giorgione. Forse la sua mamma, Mutter von Giorgione, vielleicht. What does it mean, col tempo? It means in the future, in un futuro. Cosa intendeva dire il Giorgione? Lo sa solo lui. Se 400 anni che i critici si rompe la testa per cercare di capire qualcosa di questo grandissimo genio, Giorgione. La tempesta. Sti farabutti la garomada. Che li possa fulminare la folgore del cielo. Quel cielo che vedete dipinto lì da Dio. Che luce, eh? What a light. Che lumière. Sta qua purtroppo ne sei una coppia. Mistero come che gli ha fatto i ladri. Non si sa. Nobody knows. Mistero. Porte, finestre, tutto intatto. Entrati e usciti come fantasmi. Fantasmi, capio ben? Ghosts. Mi piacerebbe di sapere i misteri di sto quadro, eh? Dunque, Giorgione, morto giovine, sparito durante la peste di Venezia, 1510. Che anno ha detto che è scomparso il Giorgione? La peste. Mi pare niente, 1510. Sì, nulla. 1510. 1510. Povero Giorgione. E adesso ecco qua, alla vostra sinistra, una stupenda Madonna col bambino. 1485. La si è stata pitturata dal maestro del Giorgione, Giovanni Bellini, detto il Giambellino. Grande maestro anche lui. Autentico, no una copia. Restaurato recentemente.
Buongiorno, professor Magnolato. Buongiorno. Vedo che si interessa molto di pittura veneta. Sì, molto. Ha notizie di Eric? No, nessuna. Ci scusi. Marino, quella data, quella che ha detto la guida, può non essere una coincidenza. Se Eric ha voluto segnarla sulla scheda del computer, dopo i 5 quadri del Giambellino. 1510. 1510 potrebbe essere una maniera per indicare Giorgione, la tempesta. E allora sarebbe una prova che Eric la sa lunga sul furto. No. I salmi, le Madonne del Giambellino, il Giorgione, 1510, non sono che riferimenti alla teoria del professor Magnago. Ma la teoria del professor Magnago a Eric serviva solamente perché conclude con la tempesta. E la tempesta è stata rubata. Forse Anna aveva ragione. Avevo cercato di convincermi del contrario, ma tutto sembrava indicarmi che invece la spiegazione era quella. Eric è un ladro di quadri. Anzi, probabilmente era. Il morto del canale sembrava essere proprio lui. Povero Eric. Morire a Marghera, ucciso da un rivale. Un regolamento di conti. O dai suoi stessi complici, chissà, ladri professionisti, da cui si era fatto incastrare. Professor Magnolato, il commissario Anzani mi ha incaricato di proteggerla. Marino, tu non puoi. Non devi continuare a correre dei rischi. Ti hanno già aggredito, hanno aggredito tua moglie. Vuoi che ti ammazzino? Ormai sarà sempre più difficile. Adesso ho una guardia del corpo. Hai sbagliato, dovevi partire. Betty, Eric ha rubato la tempesta. Non è vero? Sì, è vero. Mi hai mentito, tu sapevi. Marino, ti prego. Tu sapevi che Eric era un ladro. Eric non è un ladro. E perché dovrei crederti? Perché è la verità. Non so dove sia, te lo giuro. Non ti posso dire altro. Ma non è un ladro, credimi. Via Fornari, San Gregorio. Forse avevo sbagliato tutto. Eric poteva essere un ladro, però non era un bambino. Non avrebbe mai rubato la tempesta e poi richiamato l'attenzione di tutti stampando il quadro sul manifesto del suo congresso. Quindi Eric non poteva essere un ladro. In realtà dentro di me l'avevo sempre saputo. Ma perché proprio la tempesta era stampata sul manifesto? Che senso avevano tutte quelle coincidenze? Desidera? Buongiorno. Senta, e vorrei sapere chi le ha commissionato il manifesto del congresso Pax in Aquis.
Beh, il mese sta commissionato al comitato organizzativo del congresso, sarà un par di mesi. Ah, ecco. Ma questa impaginazione, con la tempesta sullo sfondo, è un'idea del comitato? No, del promotore del congresso. Il professor Eric Van Zee. Sì, che go avu il piacere di conoscere. E se veniva qua da me in tipografia? Lui in persona. Lui personalmente? E il mega portà il bozzetto e il mega spiega come che lo voleva realizzare. Insieme che avevamo scelto i caratteri. Per un par di giorni siamo stati ore e ore qua dentro a ciacolare, a discutere. È un vero intenditore di pittura quello. E il diceva che il Gavaria parlà della tempesta nel suo discorso al congresso. La tempesta del Giorgione come messaggio ecologico di un genio del Cinquecento. Polizia. La dottoressa Cadorin? Sì. Commissario Anzani, posso? Prego. Avrei bisogno di parlarle per qualche minuto. Si accomodi. Dottoressa, lei conosce il professor Van Zee? Sì. Da molto? Da un paio di anni. Quando vi siete visti l'ultima volta? Un paio di settimane fa. Permette? E sa dove è andato? No, non lo so. Non gliel'ha detto? No. Eric non mi chiede mai né quello che faccio né dove vado e io mi comporto con lui nello stesso modo. Però sarebbe stato meglio se questa volta avesse fatto uno strappo alla regola. Perché? Se sapessi dov'è sarei più tranquillo. Non capisco di che cosa si preoccupa. Davvero? È normale che Eric faccia così. Non è normale che mandi a chiamare un suo collega, che lo faccia venire a Venezia per motivi di lavoro e che poi sparisca così senza lasciare traccia. Significa che è come un corpo a corpo e che lei è come bloccato. Per il congresso comunque lui deve essere qui. Cioè? Manca una settimana. Non sa dove è andato, non conosce il motivo della sua scomparsa, però è sicura che fra 7 giorni sarà qua. Gliel'ho detto. Al congresso non può mancare. Non può, eh? Beh, io non ne sarei tanto sicuro. Marino, ti prego. Eric non è un ladro. Non so dove sia, te lo giuro.
Ma non è un ladro, credimi. Non ti posso dire altro. Marino, tu non puoi, non devi continuare a correre dei rischi. Ti hanno già aggredito, hanno aggredito tua moglie. Scusi, può dirmi che ore sono? Le 6, manca poco. Scusi, oggi non è mercoledì? Sì, mercoledì. Corsa gala, se sente la mal. No, non è niente, la ringrazio. Thank you.